Contribuire alla riduzione dell'utilizzo di plastica a Salerno partendo dalle scuole. Questo è l'obiettivo del nuovo indirizzo dato al servizio di ristorazione scolastica per l'anno che da poco è iniziato. Eliminati i vecchi sacchi neri per la raccolta, incrementato l'utilizzo di cibi biologici e, novità principale, impiegate stoviglie e posate compostabili da smaltire con l'organico, un impatto non da poco considerando i 2000 pasti assicurati ogni giorno. Al tempo stesso anche una campagna indiretta per l'ambiente, sensibilizzando i ragazzi. Avere materiali compostabili per bicchieri, plastica, per le mense scolastiche significa eliminare e ridurre il quantitativo di rifiuti, ridurre soprattutto i quantitativi di rifiuti plastici che sono quelli oggi che creano maggiori problemi per il loro smaltimento, aumentare la quantità di raccolta differenziata dell'organico. Quindi io penso che tra l'altro al di là del fatto immediato abbia anche una funzione culturale ed educativa non solo rispetto ai bambini e ai ragazzi che soffriscono della mensa scolastica ma anche rispetto alle famiglie. La mensa scolastica è un'ottima occasione anche di educazione sia alimentare che di educazione all'ambiente. È un momento importantissimo per la socializzazione, quindi l'attenzione dell'amministrazione è veramente massima. Infatti abbiamo parlato di cibi biologici a filiera corta, insomma veramente abbiamo potenziato tutto quello che è possibile per quanto riguarda la salute dei bambini, in quanto sappiamo che loro acquisiscono o meglio strutturano meglio le sane abitudini alimentari e a scuola insieme ai bambini e con la guida chiaramente degli insegnanti. Maggiore attenzione all'ambiente inoltre per tutta la filiera della ristorazione scolastica affidata in esterno alla CIR, dalla materia prima alla stessa consegna nelle varie scuole. Veicoli elettrici, saranno a regime 13 veicoli elettrici che gireranno la città per distribuire nelle 50 scuole i pasti che quotidianamente servono ai ragazzi. E sono dei veicoli naturalmente di ultima generazione, quindi con una ottima autonomia in grado di percorrere le distanze previste per ciascun percorso. Un singolo furgone, un singolo percorso dedicato con un massimo di 5-6 scuole caduno.